Nardò che cambia qualcosa davanti, non c'è puntoriere, ma intanto è cominciata. Proprio Mariano che aveva segnato al Casarano, palla per Cristaldi, entra in area Cristaldi! Disinnescata la conclusione. De Giorgi, stop con il petto. De Giorgi guarda la porta, prende il fondo, il pallone rimane lì, poi con una sforbiciata ci ha provato Mariano. Dorini largo, eccolo servito, Dorini cross raso terra, palla che rimane lì, Cristaldi esce di un soffio, parte ancora Kennet, palla sul secondo palo, la toglie con la manona Martorell, grandissima occasione per il Nardò. Palla sul fondo, è un tiro cross, va Izco al cross, palla dentro, arriva sul secondo palo, pallone agganciato, rimesso dentro, arriva il gol del Bisceglie con la testa di Leonetti. Caro guarda la porta, poi allarga per De Giorgi, ottima azione con De Giorgi che la piazza, la grandissima parata di Martorell. In qualche modo, ma la rimette dentro Mariano, ancora la risposta di Martorell a dire di no. Ribattuto poi ancora De Giorgi al cross, calcio d'angolo. Va Rasbeck, va al cross dentro Mariano, la gira Cristaldi, non trova il pallone. Arriva il duplice fischio, si va a riposo con il Nardò sotto di un gol. Adesso sì, è cominciato il secondo tempo con Masetti, il cross sul secondo palo, rimane lì il pallone, prova a girare Cristaldi, la parata a terra di Martorell. Cross allontanato da Porcaro, poi una conclusione provata da Farinola, palla che si spegne alta sulla traversa. Parte Masetti ma c'è anche Porcaro, sembra Masetti a voler andare in porta, palla che esce di poco. Alfarano dentro da puntoriere, zona tiro, puntoriere, perde l'attimo, poi la rimette, malissimo, malissimo questa azione gestita dal Nardò. Parte Mengoli, palla tagliata, rimane in mezzo, la girata, poi puntoriere, si mangia un gol già fatto, è incredibile. Cancelli, Cancelli prova a calciare, palla alta. Cross fatto partire, arriva la conclusione di puntoriere, la parata a terra di Martorell. Va ancora Mengoli sul primo palo, è un autogol probabilmente, il Nardò l'ha pareggiata. Il Nardò la riprende al 90esimo, una deviazione sfortunata. Palla che rimane lì, altro colpo di testa, in zona puntoriere che ci prova, palla non esce di molto. E il triplice fischio finisce qui, il Nardò la riprende al 90esimo grazie a un autogol del Bisceglie ed evita la sconfitta.